Buongiorno amici del canale. Oggi vorrei stare imperfetto per tutti gli amanti del non lo toccare, conservalo, sacrilegio, lascialo così, lo rovini. Scherzi a parte, questo è un mobile che è bello già di suo, è già bello così, bello per le forme, per gli intagli, per le maniglie, ha un legno meraviglioso. Non fosse che sono arrivati tarli a banchettare e infatti ho dovuto fare un antitarlo molto molto strong. L'ho fatto io col liquido antitarlo, ho esagerato con la soluzione antitarlo, l'ho lasciato chiuso un bel po', l'ho riaperto, l'ho rifatto e l'ho richiuso e sono sicura che sono tutti quanti morti, grazie a Dio. Detto questo, oggi lo svernicerò completamente e lavorerò semplicemente sull'interno dei cassetti. Quindi l'interno dei cassetti sarà foderato con una bellissima carta a parati, ma io voglio preservare assolutamente la forma e il legno che c'è fuori perché mi piace tantissimo questa naturalezza del legno. Mi raccomando due cose: se volete vedere video come questi mettete like al canale, quindi seguitemi su Elisa Magic Pen, non perdetevi i tutorial e ditemi cosa ne pensate nei commenti, mi aiuta a capire cosa propormi nei prossimi tutorial. E inoltre mi raccomando, cercate di capire che questo è un canale riservato al restyling, ma quando i pezzi, diciamo, sono di pregio o quando possono risultare al loro splendore al meglio anche solo con una sverniciatura, noi lo facciamo. Quindi useremo uno sverniciatore biodegradabile che potrebbe togliere tranquillamente la vernice di oggi, lo farà, ma vi servirà anche in futuro se volete magari riportare a legno grezzo un mobile che avete verniciato. Quindi non si rovina mai nulla, ok? Nulla viene rovinato solo colorandolo con Magic Paint, perché il nostro sverniciatore biodegradabile lo fa tornare bellissimo, idratato, nutrito e splendente come era in origine. Poi lucideremo le maniglie, quindi le toglieremo, aceto e sale, le facciamo diventare doratissime, lo idratiamo, lo nutriamo e lo coccoliamo al suo interno perché ospiterà dei vestiti. Partiamo? La ferramenta di questo mobile è veramente notevole, guardate le maniglie, sono bellissime, le serrature sono veramente pazzesche, quindi si terranno, perché sono state fatte su misura per questo mobile, verranno fatte splendere con aceto e sale. Sapete che io ho questa soluzione pazzesca dove metto in un recipiente aceto e sale, quantità molto a caso, l'importante è che ci siano entrambi i componenti e li lascio un po' di ore a mollo, dopodiché li prendo, li lavo per bene con una spazzolina e un po' di sapone per i piatti, sapone di Marsiglia naturale e li asciugo. In questo modo tornano ad essere luminose senza usare prodotti specifici. Continuo a svitare facendo attenzione a non rovinare comunque le vecchie viti perché le riutilizzo. È importante capire che queste maniglie vanno preservate anche dal punto di vista, no, dell'aggrappaggio, quindi guardate che bella questa piccola vitina, sarà salvata assolutamente al 100%. Le togliamo anche perché ho piacere di pulire bene il mobile, togliere bene tutto quello che c'è e dopo averlo salvato, lavato, pulito, sverniciato sarà ancora più bello. Ecco qua. Cambio contenitore, ne prendo uno più grandino. Qua e una volta che ho finito vi faccio vedere quanto aceto e sale io metto per far risplendere bene 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 le mie maniglie. Un po' di sale, grosso o fine non importa, l'ho messo in questo secchio perché queste maniglie sono molto grandi e quindi hanno bisogno proprio di un contenitore più grandino. Un po' di sale, aceto. Poi io di volta in volta la mistura con aceto e sale non la butto, perché tanto comunque servirebbe di nuovo a lucidare delle maniglie. Quindi in realtà la ravvivo un pochettino con un po' di aceto e sale nuovo, ma rimetto ancora l'aceto e sale dell'altra volta, perché lo contengo in un barattolo comodo che mi dà modo di riutilizzarlo senza problemi, per evitare sprechi. Vedete, solo aceto e sale, lo metto qui. Cerco di far sì che le maniglie siano completamente coperte, se non sono coperte
piano piano ogni tanto rimesso, le giro in modo che siano coperte da aceto e sale. Ora metto in bagno e lascio riposare qualche ora in modo che l'ossidazione vada via grazie alla concentrazione di aceto e sale. Come vedete ho messo i guantini, li ho messi non perché lo sverniciatore faccia male alla mia pelle, assolutamente non è così. È biodegradabile, non corrode e anche all'olfatto non dà nessun tipo di problema, ma ho lo smaltino, quindi mi raccomando se avete lo smalto per evitare che si sciolga tutto perché ve lo svernicia, mettete i guanti, ok? Usate un pennello brutto vecchio, un po' rigido, io ho questo pennello che forse ha 5-6 anni e lo tengo sempre per lo sverniciatore perché in qualche modo va un pochettino a corrodere la setola. Ho un barattolo che è a metà, quindi sicuramente non mi basterà e dovrò usarne un altro, però inizio stendendolo sulla parte superiore. Allora, partiamo dal presupposto che lo sverniciatore non fa effetto sempre nello stesso periodo. È molto facile questo ragionamento, perché? Perché io ho un solo strato di vernice, un flatting molto molto delicato e quindi verrà via molto facilmente, ho solo un solo strato appunto, ma magari voi vi troverete con delle persiane, delle porte da sverniciare che hanno più strati di vernice. Quindi, ovviamente, se ci sono più strati, ci potrebbe volere più di una mano di sverniciatore, quindi lo metto, tolgo il primo strato e poi ce ne può volere una seconda per togliere il secondo strato, oppure potrebbe già andare bene con una sola passata. Ma non tutti i restyling possono essere fatti con le stesse tempistiche, quindi dovete essere voi a fare un test su un punto nascosto e capire come reagisce sulla vostra superficie. Punto secondo, in base al caldo, al freddo, all'umidità dell'aria, lui reagisce in modo differente. Una regola univoca c'è, mai far seccare lo sverniciatore sulla superficie. Cosa vuol dire? Che se voi siete in un posto caldissimo, ci sono 40 gradi e diventa una lastra secca, non arrabbiatevi, non è colpa sua, è che fa caldo. Quindi bisogna farlo in un posto dove non ci sia troppo calore e comunque coprirlo in modo che crei umidità. Non si toglie via dopo un'ora, due ore, si toglie via in base alla necessità dello sverniciatore. Quindi se lui lo vedete che raggrinzisce, che facendo un test da un lato viene via tutto, benissimo, è ora. Magari è passato mezz'ora, 20 minuti, non importa, non c'è una tempistica. Cambia in base al mobile, in base al restyling, in base alla base. Quindi ora inizio col piano superiore, dopodiché vi faccio vedere come mi comporto anche sul frontale. Non bisogna essere tirchi quando si stende lo sverniciatore, questa è un'altra regola imprescindibile. Cosa vuol dire? Che se io faccio di tutto per metterne pochissimissimo, non mi posso poi lamentare che non svernici bene, ovvero qua ho poco da togliere perché ho una mano appunto di protettivo color noce e basta, non ho tante vernici da eliminare, ma se voi avete un mobile che ha più strati o comunque ha delle vernici un pochettino più importanti di questa, non potete pensare che mettendone poco riesca a fare il suo lavoro. Quindi in realtà se mettiamo uno strato di sverniciatore un pochettino più sostanzioso aiuterà sicuramente una rimozione efficace. La regola è quindi stendere lo sverniciatore in un luogo che non sia troppo secco o se c'è aria, vento o altro, mi raccomando, coprite con della pellicola. Un'altra cosa, l'umidità va assolutamente ad aiutare perché se rimane un pelino più umido ha più tempo per agire e quindi lavorerà ancora meglio. Un'altra regola, come vi dicevo prima, che non c'è una tempistica impostata, cioè non è che per forza lo sverniciatore deve agire in 10 minuti o un'ora. Ci può volere 10 minuti, come mezz'ora, come un quarto d'ora, non c'entra, dipende dal mobile, dipende dalle vernici che ci sono sopra. Ora io la stendo qui, la stendo poi sulla parte frontale, ok? E vi faccio vedere come in realtà anche qui, anche se fa caldo, siamo in estate e c'è una temperatura molto elevata, agirà molto molto in fretta. Chiaro è che non posso stendere lo sverniciatore e andare via di casa, tornare dopo due ore e pretendere di toglierlo, perché potrebbe essere tranquillamente che si sia seccato e in quel modo sarà veramente poi difficile eliminare sia la vernice che lo sverniciatore in sé. Ci vuole un po' di accortezza. Un ottimo prodotto che va controllato quando viene steso. Quando vedete che in alcuni punti diventa immediatamente tanto trasparente o vivido è perché sta già facendo effetto, vuol dire che lui sta già sciogliendo la vernice che c'è sotto. Quindi per enfatizzare la riuscita della sverniciatura vi conviene continuare a massaggiare. Per questo vi dico non dovete stendere lo sverniciatore e andarvene via, ok? Perché non è giusto, dovete continuare a coccolare la superficie, aiutare lo sverniciatore. Vedete qua per esempio in certi punti come inizia a essere più trasparente sotto. Questo vuol dire che in questi punti sta già lavorando, sta già togliendo la vernice sottostante, la sta sciogliendo.
Un aiuto come quello che sto dando adesso io, quindi ripassare, rimassaggiare, sarà fondamentale perché la vernice verrà via ancora meglio e senza fatica, fra poco tempo. Ecco qua. Spalmo bene e massaggio un'ultima volta tutta la superficie in modo che sia bella bella coperta e vellutata. Anche qua, vengo anche sul frontale, vedete che è abbastanza omogeneo e vedete che massaggiando diventa di nuovo più verdina. Perché? Perché si scioglie qua, sta sciogliendo, ma in questo modo riattivo lo sverniciatore. Quindi continuate a massaggiare e a riattivare la superficie spalmandolo in questo modo col pennello, aiutatevi col massaggio. Per quanto riguarda i cassetti, per esempio in questo caso, è sempre meglio lavorare il frontale con i cassetti coricati. In questo modo agirà di più ed è in modo orizzontale che stagna e quindi scolla ancora meglio. Ovviamente non lo potrete fare con tutto il mobile, con la struttura, nessun problema, lo passiamo lì, ma i cassetti li togliamo. Io ora colo di nuovo lo sverniciatore sulla superficie. Ed è importante che voi guardiate questi passaggi, perché voi spessissimo mi chiedete: Elisa, ma come faccio a sverniciare bene 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 questi intagli? Non ce la faccio con la spatola. No, certo, non ce la facciamo con la spatola, ovvio. Però ci sono delle spazzoline che si possono utilizzare, che costano pochissimo, si comprano anche al supermercato e tranquillamente viene via tutto, non vi preoccupate. Come vedete io ho preso un pennello a punta. Questo pennello a punta mi aiuta tranquillamente ad andare all'interno di questi fregi e quindi sarà proprio quello che mi aiuterà ancora di più a fare un buon lavoro senza faticare troppo. Vedete, io adesso ho messo tutto quanto lì, ma me lo prendo, me lo trascino dove mi serve e continuo a spalmare ovunque. Ricordate che non deve essere una cosa fatta sommariamente, la sverniciatura deve essere perfetta perché poi si vedrà se avete dimenticato qualche centimetro di superficie. Quindi occhio ai bordi, occhio alle insenature, occhio a tutto, deve essere un lavoro certosino la sverniciatura, ok? In questo caso svernicio perché lo manterrò a legno grezzo, quindi è ancora più importante sverniciare a regola d'arte. Ok? Certo che se voi dovete sverniciare per altre motivazioni, diciamo che non andiamo troppo a vedere il lago nel pagliaio, ma in questo caso, visto che io svernicio solo ed esclusivamente perché voglio la superficie perfetta, pura, è importante essere precisi. Ora continuo su questo cassetto, mi faccio gli altri cassetti, mi faccio la struttura e ci rivediamo tra un po' quando andrò a togliere tutto. È passato pochissimo tempo. 15-20 minuti massimo ed è già perfetto per essere tolto. Vi ricordo, è solo una mano di flatting, quindi si fa molto in fretta. Per altre vernici ci potrebbe valere di più. Io nel frattempo ho ancora messo un po' di sverniciatore in alcuni punti dove vedevo che si seccava particolarmente, per far sì proprio di farvi capire bene che cosa vuol dire star dietro allo sverniciatore, no? Non andarsene, non abbandonarlo pretendendo che faccia tutto da solo. Coccolarlo un attimino, sollecitare la superficie in modo che lui continui a rimanere idratato, aiuta ancora di più a togliere bene la vernice. Ora, spatola a geppetto, che è eccezionale perché ha la sua lama affilata in punta, parto da qui. Ricordate che con la sverniciatura si deve seguire il legno. Io qua ho una cornice che va così e poi va così. Quindi prima tolgo questo punto in questo lato. E voilà. Vedete, qui ho premuto meno e infatti non si è tolto bene perché è proprio una questione di pressione. E voilà, ho tolto adesso. Potete vedere che si nota sia lo strato di sverniciatore che lo strato marroncino, che è quello che deve essere eliminato oggi. Ok? Ora vi faccio vedere da qui com'è facile e come viene bene. La spatola in realtà fa veramente la differenza, Non è che una spatola vale l'altra, la spatola fa la differenza. Guardate come ha scollato completamente la vernice sottostante. Non utilizzate delle lame troppo affilate, a volte vedo che usate dei raschietti che sono veramente affilatissimi. Non lo fate perché se qualche professionista lo fa, sa come usarli.
se siete alle prime armi con la sverniciatura, vi assicuro che potrebbe essere controproducente, perché potrebbero proprio anche graffiare irrimediabilmente il legno. E poi vi ritrovate a dover togliere via dei problemi carteggiando, mentre invece così ce lo possiamo tranquillamente risparmiare. Vedete che adesso il piano è completamente liscio, non ha più diverse tonalità, stiamo eliminando tutto l'eccesso e tutta la vernice vecchia, guardate qua, e quindi con una sola spalmata di sverniciatore abbiamo assolutamente livellato e fatto diventare tutta la superficie unita. Un bel colore del legno è proprio quello che mi aspettavo quando me lo sono immaginato prima di partire. Ora continuo a fare il piano superiore e poi vi faccio vedere come si sverniciano questi cassetti che hanno tanti tanti fregi, perché è una cosa importante. Venite qui e guardate qua, i bordini devono essere comunque sverniciati prima con la spatola, perché in questo modo andiamo a togliere la superficie dove c'è più sverniciatore. Sì, ma anche andiamo bene negli incavi. Dopodiché ci possiamo aiutare anche con delle spazzole, tipo queste. Spazzoline da pochi centesimi, pochi euro, che trovate anche al mercato, al supermercato, e le usate per andare all'interno del segmento e grattare. Potete anche utilizzare un vecchio spazzolino da denti, però magari di quelli con le setole belle dure, non quelli morbidi, che aiutano a grattare di più. Vedete, io vado proprio a grattare all'interno delle insenature, in questo modo mi assicuro che venga via tutto, tutto, tutto. E il legno è bello, nutrito, liscio, perfetto. Quindi sì, togliere gli eccessi sempre con la spatola prima, ma poi andare con una spazzolina a lavorare bene sollecitando le insenature. In questo modo. Lo faccio anche sulla parte frontale. Prima gratto bene 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 nell'incavo in modo da togliere via la parte eccedente, e già qua mi rendo conto di cosa si toglie via tantissimo colore, tantissimo impregnante vecchio. Continuo fino al fondo, tolgo via poi un po' di eccesso di sverniciatore in questo modo, grattando già un pelino la superficie. Vedete che viene via tantissimo prodotto e tantissima vernice anche qua. E poi passo la spazzolina nell'incavo. In questo modo mi assicuro di togliere via i rimasugli. Vedete, si lavora nell'incavo in questo modo, grattando bene, e non si fa fatica. Vedete com'è bello, liscio, perfetto? Tra un po', quando sciacqueremo, vedremo anche come si è tolta bene la vernice, vedremo il vero colore del legno, che sarà leggermente più chiaro rispetto al legno rossiccio che vediamo in questo momento. Asciugando diventerà un pelino più chiaro. Continuiamo sui cassetti. Prima di iniziare a togliere con la spatola, prendo la mia spazzolina, vado negli inserti e gratto, e come potete vedere ha già agito, è chiarissimo. La spazzolina in realtà mi aiuta solo a togliere l'eccesso e a non far fatica all'interno dei fregi. Vedete, la massaggio, creo questa specie di pappetta che ha tolto tutto e mi aiuta moltissimo a eliminare tutti gli eccessi. Guardate che bel legno puro grezzo mi sta uscendo. Prendo la mia spatolina e ora tolgo l'eccesso. Guardate quanto ce n'è. Qua c'è un vecchio bullone che è stato tolto. E voilà. Se volete potete anche utilizzare delle spatole un pelino più piccole per andarvi ad aiutare con la rimozione nei lati più piccolini. Dopodiché, quando laveremo, sono sicura che verrà via bene tutto, 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 tutto.
Quindi mi raccomando, quando fate mobili di questo tipo che hanno molti molti fregi, intagli e comunque dovete fare fatica, no, a eliminare la vernice vecchia dai punti dove ci sono i fregi, prendete una spazzolina. Grattiamo bene i bordi, grattiamo bene questo secondo bordo, che è importante che venga bene bene bene, guardate. E voilà, sembrerà un mobile praticamente sabbiato da un professionista con un macchinario che ha sabbiato addirittura, però senza rovinare come può rovinare una sabbiatura. Vedete, nel momento in cui noi andiamo con la spazzolina a massaggiare, ci rendiamo conto che in realtà ha già staccato tutto, ha fatto il suo lavoro e ha tolto via tantissimo colore di base. Inoltre la spazzola non andrà a rovinare assolutamente il legno. Togliamo un po' di eccessi. E voilà. E poi andiamo a rifinire anche l'interno togliendo. Continuo sugli altri cassetti, continuo sulla struttura e tra un po' vi faccio vedere, quando toglieremo con l'ammoniaca, com'è venuto bene il mio cassettone. È arrivato il momento di proteggere, ma prima un minuto di raccoglimento per guardare quanto è bello questo legno grezzo. Bellissimo. Questo per dirvi che, se ne vale la pena, Magic Paint è sempre la scelta migliore sia per colorare che per ripristinare un mobile. Ma quello che vi dico io è, deve valerne la pena. In questo caso ne vale la pena perché è tutto legno massello, è un legno meraviglioso, delle venature stupende, e quindi se vi piace può valerne la pena sverniciare il tutto e ora proteggere con una semplice cera. Possiamo anche schiarire leggermente il legno guardando sempre la venatura, perché no, si può stendere un velo di cera bianca, la Sweet Milk, oppure un filo di cera liquida Ivoire. Si possono dare delle sfumature quindi leggermente più chiare, ma valorizzando sempre il legno. Ricordate sempre però che deve valerne la pena. A volte pensate di avere il mobile della vita, invece magari un mobile incalicciato, con del legno poco nobile. Quindi bisogna sempre capire e scoprire bene quello che c'è sotto prima. Ora Emma mi aiuta, fa la parte superiore, inizia a proteggere con me tutto il mobile con la fantastica cera Jasmine, e io utilizzo il mio super pennello Renato per fare la parte frontale dei cassetti. È a punta, tozzo e viene benissimo. Guardate che bello ora il legno nel momento in cui lo proteggo, come prende vita il legno, perché ricordate sempre che comunque la tonalità del legno la si vede quando è sigillato e protetto. Ebbene sì, è uno spettacolo proprio per gli occhi, che nel momento in cui viene ravvivato, sigillato e protetto, viene così. Io potrei lasciarlo così, o potrei anche, che ne so, tipo domani passare un velo di olio jasmine. Questo perché? Perché l'olio jasmine potrebbe ravvivare ancora di più il legno, proteggerlo e, diciamo, tingerlo leggermente. Anche il piano superiore è veramente molto molto bello. L'importante è fare come sta facendo Emma, stendere la cera protettiva in tutti i versi. Vedete che lei fa una pennellata molto molto precisa, va in orizzontale e in verticale, questo per far sì che tutti i centimetri di legno della parte superiore siano coperti, non bisogna dimenticare neanche un centimetro. Io con il mio super pennellozzo vado bene in profondità dei fregi nel frattempo, senza far fatica. Guardate qui. E rendo onore a questo legno pazzesco. Già così, guardando la differenza tra un cassetto e un altro, si vede quanto è bello. Non è mica finita oggi, perché tra un po' vi faccio vedere quanto stanno bene le maniglie, primo lucidato, sono dei gioielli proprio, e quanto è bello questo mobile con una bella carta da parati dentro che lo rende ancora più regale. E quindi state con me, perché ci sono ancora due passaggi fondamentali e da imparare assolutamente. Guardate che belle sono queste maniglie rimontate sui cassetti naturali. Veramente veramente pazzesche. Ora mettiamo all'interno una bellissima carta da parati.
È una carta da parati veramente elegante, vinilica, molto resistente e facile da applicare. Adesso vi facciamo vedere come le mettiamo all'interno usando la semplice colla spray. Questa è molto buona nello specifico perché non lascia il filo. Quella che usavo una volta lasciava sempre la filatura, invece questa, vero, si dissolve particolarmente bene e non lascia nessun tipo di filamento e quindi viene molto bene. Alziamo, partendo dal centro del cassetto, e facciamo prima. Le spatole? E di qua. Ok. Un po' di colla. Vedete come si spalma facilmente? Non fa il filamento e quindi è ancora più facile assemblarla. Arrivo al bordo e ora con la mia spatola faccio aderire. Se volete essere ancora più delicati nel momento in cui mettete la carta, potete avvolgere la spatola con una piccola spugna. In questo modo, anche se strusciate, potete fare pressione e non rischiare di graffiare la carta. In realtà è molto resistente, però in questo modo siamo ancora più delicati. Continuo, solleviamo dalla parte di Emma. Tiro leggermente indietro, vedete qua era già attaccata, ma io tiro leggermente indietro. E continuo. Non vi preoccupate se la colla va leggermente sul bordo in legno, perché poi vedremo come con l'aiuto di un po' di cera si va a massaggiare e a togliere qualsiasi residuo di colla spray. E voilà! Il centro è fatto. Ora snodiamo l'adesione verso gli esterni, quindi sia destra che sinistra. Anche qua andiamo un pelino indietro, vedete che cercava già di aderire. Stacchiamo un po', ricominciamo. Vado ai bordi. E ripartiamo. Calco. E salgo fino al bordo del cassetto, anche qui e anche qui. Vado molto precisa, schiaccio in modo che la carta aderisca perfettamente al bordo. Se nel breve tempo avete sbagliato, la potete leggermente staccare, vedete, e far di nuovo aderire. Non capita nulla. Ora prendo le misure e la faccio aderire dal lato dell'altezza del bordo del cassetto. Poca colla. Vado bene precisa fino in fondo. Mi aiuto con il dito. Spingo con la mia bella spatola. Incido. Serve un cutter affilato, mi raccomando, per fare bene questo dettaglio. Ok, ora apro e come vedete ho creato l'angolo. E voilà.
prima di far aderire con il cutter vado a livello e mi assicuro anche di andare in fondo all'angolino calcando con la spatola, così. Io sono andata molto precisa, anche se tra un po' metterò intorno al mio cassetto una pasta maneria. Quindi in realtà, se avete qualche piccolo difetto, non vi preoccupate. Al bordo, con un po' di pasta maneria, si può risolvere il tutto e sarà molto molto preciso. Guardate che spettacolo di pasta maneria abbiamo trovato per questo bellissimo cassetto. In realtà non è trovata, in realtà è una delle pasta manerie che c'è in selezione su easyrom.com ed è rivenditore Magic Paint. Ed è un carta da zucchero che si abbina in modo eccezionale alla nostra carta da parati. La carta da parati in questo modo sarà rifinita ancora meglio, sarà una cornice perfetta. E io inizio mettendo la mia colla a caldo qui in fondo, vai. A me piace che vada sia nella parte legnosa dietro che sulla parte della carta. Infatti ora continuerò con la passamaneria anche nella parte sottostante. Arrivo Emma, ti faccio tutto il lato e anche un po' qua. Sapete che la colla a caldo è veramente molto maneggevole e con un'applicazione velocissima non si muove più. Quindi in realtà è molto divertente applicarla. Quando vi dicevo che non dovete preoccuparvi quando fate il bordo è perché un bordo così storto è molto difficile da intagliare utilizzando la colla. In questo modo, se avete creato qualche dislivello, basterà prendere la colla a caldo e si prosegue in modo sinuoso su tutto il bordo. Non ci saranno difetti. È un metodo molto antico che si utilizzava per foderare bauli, cassapanche, qualsiasi tipo di mobile molto vecchio, vetrine, e che io trovo molto utile soprattutto quando si hanno dei mobili di pregio come questo e che si vogliono rifinire al 100%. Senza però impazzire. Bellissimo, vero? Proprio bello, bello, bello. La giusta cornice per questi cassetti spettacolari. Ora avete due alternative. Questo legno grezzo ha sete, quindi potete aspettare un giorno, massaggiare e dare una seconda mano di cera. In questo modo proteggerete ancora di più e idratandosi tornerà a essere ancora più luminoso. Oppure il giorno dopo potete utilizzare anche l'olio jasmine. Differenze? La cera, come vedete, alla bacca di Carnauba diventa molto resistente, idrata e lascia il colore nella sua naturalezza, quindi non tinge. L'olio jasmine non è che tinge, però tonalizza un pochino, quindi scalderà un po' di più il legno e a me in questo momento piace questa ombreggiatura. E guardate qui, un pennello che uso solo per cera e olio e vi faccio vedere come diventa il legno coccolato dall'olio jasmine. Non lo massaggio stasera, ovviamente, lo lascio così e vi dico anche perché. La cera che abbiamo messo prima, cosa fa? Idrata moltissimo la superficie e sigilla. L'olio, che contiene un goccino di silicone, farà sì che diventi leggermente più luminoso. Non lucido, luminoso. In questo modo prendiamo due piccioni con una fava, quindi idratiamo il mobile con un olio naturale, eccezionale, e creiamo una tonalità molto molto calda ed avvolgente, che secondo me sta benissimo con questo mobile, con questo legno. Esaltiamo la naturale bellezza del legno con un olio che è veramente eccezionale, profuma, naturale, illumina, bellissimo. Ve lo voglio far vedere un attimo anche su un cassetto, perché ovviamente il legno del cassetto è un pochettino più grezzino del legno del piano e vi voglio far vedere come rimane. Metto qualche goccia in una scodella e vado anche
verticale. Quindi se dovete lavorare bene anche in verticale, magari ne colate un pochettino una scodella. Guardate qui. Vedete, non scurisce, ma lo idrata e lo tonalizza leggermente. Tira fuori la vera bellezza, la vera essenza di questo legno molto molto vecchio. Passo anche sulle maniglie, me le protegge e me le tiene lontane da qualsiasi tipo di ossidazione. Guardate qui. Più passa il tempo e più il legno assorbe, quindi si idrata. Ora finisco di passare il mio olio jasmine su tutto il cassettone, quindi sul piano, sui laterali, sui cassetti, apro, faccio le finiture e ve lo ambiento, perché i mobili come questo sono belli in una situazione un po' differente dal mio laboratorio, anche se chic, bisogna rendere il mobile perfetto. Anche questo restyling è finito. Ebbene sì, l'ho messo qua, nel mio angolo della camera, perché avevo voglia di rinnovarlo un attimino. Sì, in casa mia non resistono molti mobili, ma la voglia di fare sempre restyling nuovi e la voglia di cambiare è troppo forte. E ho spostato il cassettone col comodino che avevo messo qui in un'altra stanza. Spero che vi piaccia, io adoro tantissimo questo legno grezzo arricchito, nutrito con l'olio jasmine su questa parete e assomiglia tantissimo questo colore della parete al nuovo pepper blu. Vi ricordate come abbiamo creato questo colore del muro? Unendo alla wall Nuit d'Amour, Nuit Parisienne. Invece ora non ci sarà più bisogno di fare tutte queste miscelanze, perché prendendo semplicemente pepper blu si ha questo stesso colore sul muro. Quindi ricordate, se avete mobili in legno grezzo e volete magari farli risaltare in un ambiente eclettico, moderno, profondo, unite il legno grezzo a una parete scura. Il risultato è fantastico. Magari adesso dei mobili possono essere anche chiari. Poi qua c'è molta luce. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. È importante, in questo modo riesco a fare sempre più tutorial per voi. Ciao!